Buonasera, benvenuti al TG Nord. Oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, si sono ricordate le 118 vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001, quando alle 8:10 due aeroplani sono entrati in collisione anche a causa della nebbia, provocando appunto una strage. Era presente alla commemorazione il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni, che ha parlato di questo ricordo, ma anche delle questioni politiche come il diritto d'asilo. Sentiamolo. Il più grave incidente aereo avvenuto in Italia, ed è giusto ricordarlo. Consola il fatto che dopo quell'incidente siano state prese adeguate misure per correggere gli errori che hanno portato all'incidente, ma la memoria deve rimanere sempre viva, è per questo che poi parteciperò, oltre che alla messa, anche andrò al Parco dei Faggi per rendere omaggio alle 118 vittime. La modifica del diritto d'asilo. Il diritto d'asilo, le normative italiane ci sono, recepiscono le direttive europee, non capisco francamente questa voglia matta di modificare leggi che ci sono e che funzionano, bisogna applicarle. È una fuga dalla responsabilità quella di dire è colpa delle leggi, è colpa di chi non ha fatto i pattugliamenti in alto mare come facevo io, perché altrimenti quello che è successo a poche decine di metri dalla riva non sarebbe successo. Non c'è bisogno di cambiare le leggi, bisogna rifare i pattugliamenti, bisogna fare accordi con gli stati di partenza per impedire che i barconi partano. Il resto è un semplice palliativo, o peggio ancora è evitare di discutere delle responsabilità vere e dei modi veri per fermare questi sbarchi. Secondo me l'Europa si sta muovendo oppure. L'Europa non si è mai mossa, anche nel pieno della crisi del 2011 l'unico sostegno dell'Europa fu avete bisogno di un po' di soldi. Io non credo che l'Europa farà alcunché, dobbiamo essere noi a farlo, ma l'unico modo per prevenire queste tragedie è pattugliamenti delle nostre navi in alto mare e accordi con i paesi di partenza.